Ok. Grazie. Scusate un secondo, bevo un caffè perché non vorrei essere troppo calmo. Che le devo dire? Non è mica ci possiamo suicidare per il calcio, tra le cose meno serie, il calcio è la più seria. Sempre attuale. Se a parte il giocatore è venuto da qualche altro, adesso appena abbiamo modo di iniziare la conferenza stampa. No. Ci siamo? I giocatori hanno tutte le colpe, ma gli errori della società. Guardi, se lei mi elenca gli errori della società uno per uno, io credo di avere delle risposte da darle. Quindi non so quali sono gli errori della società, perché le ripeto. Io mando 800.000 euro al mese tutti i mesi qua e l'unico mese che non l'ho mandate, tenendo presente anche che ho mandato comunque i 50.000 euro che pagano i nostri dipendenti, cioè coloro che non portano a casa 1 miliardo al giorno, quindi i nostri dipendenti hanno avuto il regolare stipendio, credo, se non sbaglio, non so se qualcuno qua me lo può confermare, lo stanno confermando, punto. Per quanto riguarda i calciatori, è chiaro che siccome tutti gli altri pagano quando è il giorno per pagare, ho detto questa volta anche noi non pagheremo il 30 del mese. Però vi dico che ho fatto un patto adesso con i nostri calciatori, ho detto che i soldi glieli manderò questa settimana, perché io non sono abituato a ricattare nessuno e nemmeno a mettere le persone in condizione di disagio. Quindi di fatto io pagherò gli stipendi, loro devono cominciare a giocare, ci devono portare i 3 punti, noi cerchiamo i 3 punti, non cerchiamo le chiacchiere. Oh, la domanda è questa. Prego. 5 luglio 2017, lei si presenta qua, disse io spero di cambiare questa lettera B con la A, sì. In 2 anni. Beh, girato anche il girone B, ho avuto lo sfiga. Oltre a questo, diversi direttori sportivi cambiati, diversi allenatori, sì. Mai era successo nonostante il caos precedente negli ultimi anni. Com'è possibile che qui a Terni, dal vostro arrivo, cambiano i direttori, cambiano gli allenatori e il risultato addirittura quest'anno si sta facendo peggio del disastroso anno d'esordio? Beh, allora guardi, quello che lei dice è sotto gli occhi di tutti e lei fa un'analisi corretta dei fatti. Io le posso dare la mia spiegazione. Credo che l'errore commesso quest'anno è lo stesso errore che è stato commesso l'altro anno. L'altro anno l'errore l'ho commesso io, quando ho detto a tutti che per me l'ambizione doveva essere quella di andare in Serie A. E tutti erano rimasti distaccati da me, ma forse questa mia convinzione, bene, alla fine non mi ha fatto analizzare bene il fatto che si scendeva di classifica e che alla fine insomma si sarebbe potuti andare anche in Serie C. Come dissi all'inizio, andare in Serie C sarà una iettatura e la iettatura è di fatto avvenuta. Quest'anno l'errore l'avete fatto voi, permettetemi di dirlo, voi, la tifoseria, il nostro precedente allenatore, tutti in buona fede l'avete fatto l'errore, come l'ho fatto io un anno fa, però il mio lo lasciamo perdere. Voi avete fatto l'errore di pensare che la squadra che avevamo quest'anno era la squadra più forte del mondo, la squadra che avrebbe rovinato il campionato, la squadra che avrebbe ammazzato tutti perché era la squadra più forte in assoluto, la squadra più bella, più ricca, bla 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 bla. Gliel'avete fatto credere voi ai nostri calciatori che loro avrebbero vinto in 2 secondi. Il povero allenatore Gigi De Canio, che io stimo anche molto, credo si sia mai tanto esposto nella sua vita dicendo che aveva la squadra più forte in assoluto e dicendo che avrebbe vinto il campionato, per poi anche lui avere delle grandissime delusioni. Ora, mi sembra che quest'anno allenatori esperti di calcio, giornalisti esperti di calcio, tifosi esperti di calcio abbiano venduto la pelle dell'orso prima che la pelle dell'orso evidentemente sia stata catturata. Io sono stato l'unico quest'anno, memore dell'esperienza precedente, a dire durante la presentazione della squadra vediamo cosa faranno questi ragazzi e vediamo come andrà a finire. Mi spiego? Quindi oggi non dovete cercare la responsabilità in me, tutti. Dovete smettere di dire a questa squadra evidentemente che è la squadra più bella del mondo. Sarà la più bella del mondo quando riuscirà almeno ad arrivare ai playoff quest'anno, che mi sembrerebbe già un grande risultato. Speriamo che possa sfruttare i 2 posti che ci sono nei playoff, ma ad oggi sto zitto e dico speriamo di salvarci e mi sembra la cosa più giusta. Avete visto, ho imparato a parlare di calcio, cioè credo che salvarci sia la cosa più importante in questo momento. E poi io aspetto il processo che ci sarà a marzo, per il quale stiamo lavorando, perché non mi scordo che ci hanno scippato il ripescaggio e quindi di fatto, per quanto mi riguarda, bisognerà andare a vedere anche questo processo. Io quindi credo che oggi tutti insieme dovremmo tentare di
stare vicino a questi ragazzi che psicologicamente sicuramente hanno qualche problema di troppo, perché avete visto oggi, signori, in 10 abbiamo fatto cose discrete, diciamo, discrete, perché io a loro negli spogliatoi ho detto che mi sembra strano che non ci sia un rimpallo che capita alla squadra avversaria, che gli scontri a 2-2 vincono sempre l'altro, insomma, che siamo fatti un gol, il secondo gol, io spero che vada su Striscia la notizia, o spero che resti nell'annuale come il gol più stupido che la Ternana ha subito, l'autogol più stupido che la Ternana ha subito da quando esiste, perché io ci potevo credere, insomma, voglio dire, prima di iniziare la partita ho detto cercate di non farmi fare figure, scusatemi, di cacca, e qua, a un certo punto, quando ho visto entrare la seconda palla dentro, ho detto... non lo so, ma è una comica, ci siamo succhesti a parte, una partita vera, perché è incredibile. Sta di fatto, questo è il calcio. Poi in 10 abbiamo fatto ciò che non eravamo riusciti a fare in 11. Sembrava che gli altri a un certo punto fossero in 8, nonostante quello che diranno gli allenatori. Io sono poco, come dire, forse esperto di calcio, però di fatto gli altri hanno preso 2 gol nel secondo tempo quando noi eravamo in 10. Voi mi insegnate che nel 99% dei casi in 10 contro 11 se ne beccano altri 3. E invece in questo caso non è andato così. Ora noi dobbiamo risolvere il problema. Io sono ancora qui per tentare di fare il mio lavoro. Siccome ho visto che l'andazzo non è quello positivissimo, devo cercare di mettere a posto le cose in questo periodo. Ho già messo da parte i soldi per fare il prossimo anno e il prossimo campionato. Se lo farò in serie, se mai lo facessi in Serie B, non nel girone B, nella Serie B avrei un pacco di soldi che quelli, se voglio dire una cosa anche per i presidenti della Serie B, sono ancora seduto sul ruscello, sto aspettando e so che qualcuno passerà, perché vedo che state boccheggiando nonostante i 400.000 euro in più. Vorrei essere radiato adesso dal fatto di potermi sedere in panchina, male che vada comprerò una tribuna intera. Detto questo, tornando a noi, io ho già messo da parte i soldi per fare anche il prossimo anno e il prossimo campionato, quindi se la città di Terni, se la tifoseria di Terni si rimette tranquilla e coesa verso una direzione, mi è piaciuta la canzone che era rivolta ai nostri calciatori in campo, non mi piace quando la tifoseria accusa me degli errori di quest'anno. Quest'anno non sono io momentaneamente responsabile degli errori, quindi non posso continuare a dire è colpa mia. Io avevo fatto un errore, non avevo il direttore sportivo, ora ho anche il direttore sportivo e so anche che troverò la piega giusta per addrizzare questa squadra. Mi occupo direttamente adesso io di questa squadra, il dottor Ranucci è passato a incarico superiore e quindi io sono passato libero, sono passato a incarico inferiore e farò questa cosa insieme al nostro, al vostro concittadino che fino all'altro ieri faceva l'arbitro e che adesso invece fa il dirigente della Ternana. Quindi per quanto mi riguarda non c'è nessuna novità o nessun annuncio particolare che io possa fare, a parte il fatto che io lavoro dalla mattina alla sera e che non posso essere presente sempre a tutte le partite. E sinceramente l'unica cosa positiva che vedevo della Serie C era che si giocava di domenica, invece poi si gioca anche di sabato, quindi è veramente allucinante. Però posso dire che da ora in poi cercherò di essere più presenti in tutte le partite che si faranno in casa, perché credo che la squadra abbia bisogno di capire che non sono in 11, siamo in 12 quantomeno, o in 14 se mettiamo anche il direttore sportivo e l'allenatore. E poi siamo tutti, Ranucci deve fare un lavoro importante, non starà qui tutti i giorni, permettetemi di dire che oggi era importante per la mia società fare questo passaggio. Noi stiamo facendo tutta una serie di passaggi diversi. Radio Cusano Campus sta per diventare Radio Cusano Campus TV, quindi abbiamo comprato un canale nazionale che è il 264 e quindi trasmetteremo quello che noi facciamo sulla radio, verrà trasmesso anche sul canale televisivo. Tutta una serie di trasmissioni importanti, perché io voglio portare la mia università a livelli alti. Apriremo la facoltà, sempre ammesso che lo Stato alla fine, quando avrà finito tutte le analisi, ci voglia dare la facoltà di biologia. Apriremo la facoltà di biologia, abbiamo acquisito delle aziende nel settore chimico-biologico, stiamo facendo tutta una serie di operazioni, stiamo acquisendo in Inghilterra una struttura universitaria importante di circa 6.000 metri quadri, la stiamo comprando per un investimento di oltre 25 milioni di sterline, dato che in Inghilterra c'è la Brexit, la stessa struttura costava 50 milioni di sterline solo un anno e mezzo fa, e quindi è il momento di fare questa operazione. Stiamo facendo operazioni in Francia, le stiamo facendo in Russia, e quindi io avevo bisogno che Ranucci venisse da noi, perché sinceramente io non sono
su un supereroe, posso fare il mio lavoro e ho bisogno poi di un mio collaboratore importante di fiducia, e Ranucci è un mio collaboratore importante di fiducia. Appena ha iniziato a rilavorare a tempo pieno con noi, ha già portato a casa dei risultati importanti. Non abbandona Terni, sarà sempre presente qui con voi, ma io credo che c'è una struttura a Terni importante. Poi Roma è a 2 metri, come io posso venire qua, voi potete venire, qualcuno dei nostri dirigenti può venire a Roma. Questa settimana già io incontrerò direttore sportivo e allenatore. Solo una cosa, io non vorrei più che succedesse questa situazione, questa spaccatura tra la proprietà, la tifoseria e il settore e voi giornalisti. Allora, esiste una struttura che ci permette di parlare, stabiliamo veramente degli appuntamenti periodici, a parte che voi giornalisti avete la possibilità di chiamarmi quando volete, di trovarmi quando volete, quindi voi potete rintracciarmi in qualsiasi istante, perché male che vada vi sentite rispondere che io sono occupato per un quarto d'ora, dopodiché mi libero e parlo con voi, non c'è nessuno che sia meno bravo e nessuno che sia più bravo, io parlo con tutti. Per quanto riguarda la tifoseria, la dirigenza della Ternana ci organizzerà degli incontri, perché mi è dispiaciuto oggi non riuscire a parlare e a dire 4 parole veramente a dei tifosi. Capisco anche l'incazzatura di alcuni e chiedo ancora di scusarmi per il mio atteggiamento umano. Io d'altronde sono un uomo, non ho mai detto di essere un supereroe, e quindi è chiaro che alla fine anch'io ho delle reazioni. Detto ciò, però, vorrei anche parlare e poter comunicare con le persone in maniera tranquilla, perché credo che solo tutti insieme potremmo riuscire a ottenere questo risultato. Ho letto da una parte, se qualcuno diceva, che forse era la maledizione di Terni, della Conca, perché ho visto che molti nostri calciatori, che l'altro anno sembrava che giocassero a boccine anziché a calcio, adesso sono dei fenomeni a destra e a sinistra. Questo mi ha ancora più umiliato e mi ha fatto ancora di più incazzare, perché credo che sì, forse ci sarà un effetto Conca, però dobbiamo cambiarlo. La storia degli uomini è fatta per essere cambiato. Se fino ad oggi qui abbiamo avuto sfiga, dobbiamo andare a cercare il successo, e quindi non dobbiamo tirarcela questa volta. Quindi, però, per chiudere, io ripeto a tutti voi, non siate mai più così ottimisti, perché nel calcio non si può dire all'inizio che si andrà sicuramente subito in Serie B. Quindi, giornalisti e tifosi, la prossima volta che guardate una squadra, dite anche voi, speriamo che Dio ce la mandi buona. Beh, ma se i giocatori si fanno influenzare dall'ambiente, è un problema della squadra. Lei mi vuole fare dire qualcosa di molto cattivo. Io, tra gli imprenditori che conosco nella mia vita e fra tutte le persone che portano a casa più di 100 milioni l'anno, non ho trovato nessun calciatore ancora. Gli ho risposto bene? Perfetto. E allora evidentemente ognuno deve fare il proprio carattere, però davanti alle macchinette butta soldi e mangia soldi, ne vedo tanti di calciatori. Signori, ognuno deve fare il lavoro che fa, eh? Cioè, è bello essere sempre fighi e sentirsi sti cavoli, però delle volte bisogna imparare anche a essere pieni di morcone e andare in giro, insomma, a lavorare. Lo sa chi lavora in acciaieria, lo sa chi comunque tratta il morcone. Non so se sapete cos'è. Il morcone, sapete cos'è? Sì, morcone. Sotto i motori, l'olio bruciato, morcone. In Toscana si dice morcone. Qui sono tutti puliti, vedo. Io non vedo nessuno sporco di morcone. Ora, detto questo, signori, i calciatori sono persone che vanno trattate nella maniera giusta, le squadre di calcio vanno gestite nel modo giusto, evidentemente hanno anche una loro debolezza, perché giocare in 11 delle volte ti dà forza. Avete visto come sono cambiate le cose dopo il primo gol? Cioè, si sono subito ripresi, sembravano calciatori diversi, ripeto, in 10, e all'inizio hanno paura, oggi hanno paura, ma d'altronde hanno paura, hanno perso 5 partite di fila, hanno cominciato solo che a perdere, signori, hanno perso, hanno pareggiato. Si sentono un po' umiliati, bisogna stare vicino anche a questi ragazzi, anche perché, signori, non c'è scappatoia, o giocano questi o siamo fottuti, quindi bisogna essere attenti a ciò che facciamo e dobbiamo con loro riuscire a resuscitare questa squadra. Ok? Okay. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Possiamo fare anche quello, dove volete voi? Qui stanno seduti, stanno a posto. Gentilmente volevo accomodarvi nell'altra area stampa.